Ciao a tutti, oggi prepareremo la focaccia primavera. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, semola, latte, olio, zucchero, sale, lievito di birra fresco, per decorare pomodorini, olive, rucola, origano, zucchine, olio, sale, pepe e un pizzico di fantasia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale il latte. Aggiungiamo il lievito di birra fresco e lo zucchero. E azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi. Velocità 3. Aggiungiamo la semola. La farina di tipo manitoba. L'olio. E il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. Trasferiamo l'impasto in una ciotola unta con olio, copriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, trasferiamolo sul piano di lavoro rivestito con carta da forno e stendiamolo con mattarello. Posizioniamolo su una teglia da forno. Spennelliamo la superficie con un'emulsione di acqua e olio. A questo punto riprendiamo gli ingredienti e decoriamo. Iniziamo a posizionare la zucchina. Continuiamo a guarnire la focaccia. Condire con sale grosso, pepe e origano. La rucola la posizioneremo come brodo dopo la cottura. Adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. La focaccia è cotta, completiamola con la rucola sul fondo e serviamo. Focaccia primavera. Grazie. E alla prossima ricetta!